È la giornata clou al Ciocco dei campionati italiani di mountain bike, voluti e organizzati in modo mirabile dal Ciocco Bike Circle. Il meglio del movimento italiano si sfida sotto gli occhi del commissario tecnico Celestino. Causa Covid non c'è il pubblico e questo è un po' il grande rimpianto. Il sabato pomeriggio entra nel vivo già alle 13 con la prova femminile, riservata ad Elite Under 23 Juniores. Tra le junior vince la favorita Nicole Pess, appena tagliato il traguardo l'abbraccio della Valdostana con la mamma. Lotta serrata nei primi giri tra Martina Berta e la campionessa uscente Eva Lechner, che però viene fuori nel finale, conquistando la maglia tricolore, la decima di una fulgida carriera. Tra le under 23 la spunta Marika Tovo, curiosità, fu lei lo scorso anno ad inaugurare il Ciocco Bike Circle. Alle 15 scatta la prova più attesa, quella degli Elite, una cinquantina i corridori al via, il grande favorito e l'alto atesino Gerhard Kirschbaumer, che deve guardarsi soprattutto dai temibili fratelli Braidot, in particolare da Luca. 8 giri da affrontare per circa un'ora e un quarto di corsa. A sorpresa Luca Braidot prende subito il comando e col passare dei giri incrementa il vantaggio su Kirschbaumer in chiara difficoltà. Quasi un minuto a due tornate dalla fine, che tale rimane, trionfa il friulano Braidot, autore di una corsa impeccabile e sontuosa. Sono partito, ho cercato di stare davanti per prendere meno polvere possibile, che qui ce n'era vera molto e ho problemi di allergia, quindi ho preferito stare davanti da subito. Ma non cala ancora il sipario su un'edizione davvero straordinaria della rassegna tricolore di mountain bike, che di fatto si concluderà domenica con la rassegna dedicata ai master.